Siamo a Marcelli, alla seconda giornata del girone L8 Lega 1 tra la GSA Campocavallo e l'Ancon. La prima giornata della GSA Campocavallo ha riposato mentre l'Ancon ha vinto largamente sulla casetta, subito in vantaggio, non c'è rasa, la GSA dopo pochi secondi dell'1-0. Ancora la GSA che avanza, la palla dentro per Forlani al sesto minuto del 2-0. Cerasa che scambia, entra in area e la puntina per il 3-0 all'undicesimo. Che partenza folgorante della GSA Campocavallo. Qui è Giulio Dori che vede lungo Castignani la puntina e il gol del 4-0. Il bomber della GSA al 14esimo. Allunga ancora. Prova la reazione con Nocioni, l'Ancon, la palla terminata, ancora Castignani, rimpallo della palla che rotola in rete, finisce così il primo tempo, questo 5-0. Cacchione che si invola, il sinistro al palo gol, al terzo minuto arriva finalmente il gol dell'Ancon. Siamo sempre 5-1, ancora Cacchione qui con Galli, la parata in mezzo reti, Cacchione. E Cacchione invece perde palla, Forlani mette in mezzo per Castignani che riallunga l'undicesimo. Siamo 6-1 della GSA Campocavallo. Ancora Castignani, il gran destro che ha un gol di Castignani al 14esimo, diagonale all'incrocio 7-1. Qui è Gioia che ci prova per il Medresi, è bravo a braccare in presa, qui Iaconi da dentro per Ziveri, è 8-1 della GSA, dominio assoluto della formazione di Castelfidardo e Campocavallo. Ed arriva il triplice fischio dell'arbitro Arico.